Mettiamo il turismo sottosopra e la campagna nazionale della Filcamps CGL che sbarca anche in Abruzzo da oggi e fino a mercoledì prossimo da 6 tratti di spiaggia libera tra Montesilvano e Pescara saranno distribuiti volantini e fornite informazioni circa i diritti dei lavoratori nel comparto turistico. Primo appuntamento stamani a Montesilvano in zona Grandi Alberghi, un settore, dicono dal sindacato, dove già i lavoratori soffrivano condizioni di precarietà pre-pandemia, un problema poi che si è acuito. Secondo dati ufficiali, a livello nazionale il 70% del lavoro nel comparto turistico è irregolare, il 40% precario, il 60% a tempo parziale involontario. D'altro canto, la scarsa valorizzazione del lavoratore impedisce di fornire un turismo di qualità. Il nostro fine, la della campagna, è proprio l'informazione, perché dall'informazione ai lavoratori si parte per la tutela dei diritti. Quindi, oltre alle istituzioni, a chiedere alle istituzioni di vigilare su un turismo sostenibile e se rimettere al centro del turismo proprio il lavoro e la professionalità, perché purtroppo noi abbiamo una mancanza di professionalità su questo comparto dovuto alle retribuzioni troppo basse e dovute a questo luogo comune del reddito di cittadinanza e di operatori del turismo poco volenterosi e indisponibili, che non è l'altro che avere delle retribuzioni che non sono in linea e che non danno rispetto alla dignità del lavoratore stesso. La campagna informativa è fondamentale affinché i lavoratori, specie i più giovani, conoscano bene i loro diritti, li sappiano rivendicare, poiché anche così l'offerta turistica può migliorare. È veramente deprimente da parte nostra quando lavoratori di 17, 18, 19 anni escono da una stagione turistica, vengono da noi sfruttati in tutti i modi. Non potete immaginare contratti a 12 ore che poi vengono svolti 50-60 ore settimanali, e quei ragazzi credono che il mondo del lavoro sia quello. E anche se volessero vivere di turismo, purtroppo questo sistema non glielo potrà mai permettere.